Un Avellino dal cuore grande, quello che tutti aspettavamo, viene scippato a Livorno dal signor Minelli di Varese e deve accontentarsi di un solo punto in virtù dell'1-1 finale. A decidere il match, un'invenzione arbitrale al sesto della ripresa, con i lupi avanti grazie al gol di Trotta, Minelli incredibilmente assegna un rigore a Livorno ed espelle Biraschi, reo di aver colpito la palla in aria con il petto. L'ex comi dal dischetto ringrazia, ma non esulta, e i lupi con cattiveria resistono ai livornesi che a 12 minuti dalla fine restano anche loro in inferiorità per l'espulsione di Moscati per proteste. Piace molto il nuovo Avellino disegnato da Tesser, con un centrocampo tutto cuore e grinta, formato da Rini, Gidai e D'Angelo. In difesa, per la prima volta, la coppia Realigi. L'equilibrio regna sovrano nei primi 20 minuti con il Livorno che si affaccia in avanti con Pasquato, tiro a giro e Frattari attento nel bloccare la sfera. Ma un minuto dopo la gara si sblocca, in ripartenza D'Angelo lancia Tavano che entra in aria e sforna un cioccolatino a Trotta che di destro non sbaglia. 0-1 e Avellino cinico e spietato, bravo Tavano in una delle poche palle che tocca, spietato bomber Trotta al terzo gol stagionale. Panucci è pensieroso e si affida al solo Pasquato anche al 27esimo, ma la sua conclusione è preda di Frattari. Il portierone Erpino al 31esimo controlla la traiettoria fuori misura di Aramu su punizione. Pochi secondi dopo arriva il primo giallo a Biraschi. Il Livorno si affida soprattutto sull'auto sinistro. Al 38esimo, dopo una grande discesa di Gasbarro, come in scivolata trova sempre Frattari attento. Si chiude il primo tempo con i lupi in vantaggio, ma nella ripresa accade l'imprevedibile, perché al sesto il signor Minelli si inventa il rigore per un mani che non c'è di Biraschi. Le immagini parlano chiare, Biraschi colpisce di petto, solo per Minelli è rigore. Dal dischetto l'ex Comi realizza, Frattali intuisce solamente. L'attaccante per rispetto non esulta, Tesser è costretto a rivedere l'assetto. Il Livorno così prova addirittura il sorpasso, ma il tiro di Pasquato è preda di Frattali. L'attaccante livornese è ispirato e ci prova nuovamente al 25esimo, ma super Frattali insuperabile devia. Al 32esimo Minelli per compensare decide di estrarre il rosso diretto a Moscati per proteste. In parità numerica è sempre Pasquato il più pericoloso, ma fortunatamente la sua conclusione termina di poco a lato. Al 42esimo ancora Pasquato ci riprova dopo la respinta di Trotta su corner, ma il tiro viene bloccato da Frattali. Termina 1-1, un punto che fa morale ma che lascia tanto amaro in bocca per le assurde decisioni arbitrali. Venerdì si torna al Partenio Lombardi in anticipo contro il Brescia di Mister Boscaglia.